Ottimo. Dunque, credo che abbiate tutti ricevuto la mia richiesta di iscrivervi, manifestare l'interesse per la gita. E dunque, è aperto il form fino oggi alle 12, quindi termine della lezione. Se non vi siete iscritti, per cortesia fatelo. Se qualcuno ha dei dubbi sulla matricola, eccetera, si può lasciare vuoto il campo matricola. E eventualmente me lo date successivamente. Dunque, poi vi darò ulteriori dettagli, compreso eventualmente qualche informazione logistica anche per chi non fosse riuscito a entrare nel numero dei partecipanti ammesso. Comunque faremo il possibile, perché la faccio assieme a un altro corso, faremo il possibile per cercare di ammettervi tutti. Poi l'altra cosa che volevo dirvi è che ho messo sulla chat un sondaggio, ancora a proposito delle modalità d'esame. Ho ricevuto qualche risposta, ma non tante. E quelle che ho ricevuto sono tutte, tranne una, a favore di quiz più orale. E quindi penso che andremo verso quella modalità, dando però la possibilità, come vi avevo detto, a chi preferisse invece fare l'esame soltanto orale, di saltare il quiz. E poi vediamo come avremo modo di organizzarci. Le date, una volta che è chiara la modalità, quindi vi prego, chi vuole, di compilarmi questo sondaggio. Non è necessario, ma non è anonimo, non è neppure. Non è neppure definitivo, ecco, quindi vi prego di farlo se non avete delle particolari riserve. E una volta, quindi aspetterei la prossima settimana, poi la prossima settimana stabiliamo le date. Quindi la prossima settimana stabiliamo la modalità di esame e le date. E prima di stabilire le date, vorrei appunto avere una conferma da parte vostra sulla modalità. Ci sono delle domande? Sì, prego. Noi che seguiamo prevalentemente in presenza spesso non abbiamo accesso alla chat di Teams, forse per questo che Cioè, com'è possibile che non abbiate accesso? ora cerchi di sono su Teams e per collegato mi chiedo qualche più alla chat. Dunque, no, mi stavo chiedendo come fa Teams a sapere che voi siete in aula. Perché non ci colleghiamo online. Ah, ho capito, ho capito. Che strano, però. Dunque, Prof, qui. in Sì. realtà c'è, cioè, ad esempio anche io che seguo in presenza, ho lo stesso scusi, a distanza ho lo stesso problema, nonostante mi colleghi sempre, quindi non so come mai. Non riesce più a vedere la chat, ho capito. Allora, cioè voi che cosa, quando vi collegate, che cosa succede? Non vi permette di vedere la chat? Dunque, però che strano. Allora, facciamo una cosa. Non la vedete più? No, adesso sono collegato e c'è, cioè, secondo la chat, non partecipi. Ho capito. Allora, stavo pensando come si può fare a risolvere questo problema. Vabbè, allora, intanto non è un problema gravissimo, nel senso che adesso il sondaggio, poi se non lo compilate è lo stesso. E stavo pensando di fare una. Datemi solo un secondo, che voglio vedere che cosa vedo io. Allora, vediamo un attimo. Però sì, la mia situazione è diversa, perché io, infatti dice partecipa temporaneamente, perché? Partecipa temporaneamente, va bene. Ok, adesso vedo come fare a risolvere questo problema. Probabilmente quello che io posso fare è creare un team a cui voi poi vi iscrivete e utilizziamo la chat lì. Penso che questo sia il modo per risolvere. Cioè, sostanzialmente io creo un team, poi dopo vi in qualche modo vi mando via email su virtuale, vi mando il codice di accesso e voi vi iscrivete, oppure lo faccio ad accesso libero. Direi che posso fare così. Posso fare un team ad accesso libero. E quindi voi praticamente dovete fare la richiesta di collegarvi al team e dovete, di non di collegarvi, di partecipare al team, dovete
dovete metterci il nome, quindi allora adesso faccio, domani vi do i dettagli, va bene? Poi ve li mando via mail e lo faccio ad accesso libero, perché la chat mi interessa, perché se devo passarvi dei link, è vero che posso mandare anche un'email, però la chat è molto più, immediata, insomma. Poi ci sono le possibilità di fare dei sondaggi, ecco, quindi la chat effettivamente mi interessa. Quindi, morale, adesso lo creo, poi dopo lo scrivo sulla chat di lezione, vi mando un annuncio, il nome del team, e secondo me a quel punto lì voi con solo il nome dovreste essere in grado di accedere. E poi così manteniamo la chat attiva anche successivamente, perché altrimenti questo gruppo poi al termine del corso viene disattivato e non riusciamo eventualmente a tenerci in contatto. Tenete presente che per me comunque il mezzo di comunicazione, quando avete bisogno urgente di me e volete contattarmi con la sicurezza che io vi risponda in tempi ragionevoli, utilizzate per cortesia la mail. La chat è qualcosa che io controllo ogni tanto, e poi nel momento in cui il corso non è più attivo, chiaramente potrei non essere pronto. Quindi tenetela sempre la chat come soluzione, diciamo, per comunicazioni più informali, ecco. Le comunicazioni formali invece utilizzate sempre la mail, quando avete bisogno di una risposta utilizzate sempre la mail, e anche se avete informazioni sulle date degli esami, ecco, comunicazioni formali per cortesia utilizzate la mail, oppure mi parlate a lezione. La chat teniamola appunto per le chiacchierate, come le dice il nome stesso, va bene. E direi che siamo a posto. Avete altre domande su questo? Perfetto, ottimo. Allora, torniamo alle nostre traverse fluviali, quindi vi faccio vedere prima, condividendo lo schermo, un paio di foto, giusto per fare un minimo di riscaldamento prima di partire. Allora, le foto però che volevo farvi vedere sono queste. Allora, un attimo solo che facciamo un full screen. Allora, questa che vedete è una traversa che, vediamo se riesco sì a ingrandirla, è la traversa che si trova sul fiume Secchia in corrispondenza della via Emilia. È una traversa che ha funzione di regolazione di una cassa di espansione in linea più cassa di espansione laterale. Le casse di espansione, se non le avete ancora fatte, compratele e farete. Sono degli invasi temporanei di accumulo che servono per laminare le piene. Quindi la funzione di questa traversa è esclusivamente una funzione di laminazione delle piene. Non è utilizzata per prelievi idrici, non è utilizzata per fare produzione di energia idroelettrica. Ripeto, l'unica funzione è quella. In questa foto quello che vedete a sinistra è la valle, è il lato di valle della traversa, quello che vedete a destra è il lato di monte. La traversa, come vedete, è una traversa che è provvista di una soglia principale, ma anche di bocche di sfioro di base. Ecco, queste sono perché? Perché è stata concepita in modo che il deflusso di magra passi indisturbato e l'invaso cominci soltanto, l'invaso a monte, quindi il livello del pelo libero a monte, si alzi solamente quando la portata eccede un valore limite. In questo modo le portate ordinarie non vengono assolutamente regolate, vengono regolate soltanto le portate di piena, le portate che eccedono appunto questo valore limite. E quindi quando la soglia, questo valore di soglia viene raggiunto, il livello del pelo libero di monte si alza e l'invaso a monte inizia appunto ad invasare. La cassa è in linea, cioè lungo l'alveo, però poco più a monte di questa traversa c'è una soglia di sfioro che permette anche l'accumulo di acqua in una cassa laterale. Quindi è un complesso sistema di regolazione che tuttavia è completamente autonomo, non ha organi di regolazione. Un'altra cosa interessante da osservare è il profilo della soglia principale, che vedete verso valle è inclinato nella direzione del deflusso. Di questo ne parleremo. Questo è fatto per accompagnare la vena, questa diciamo inclinazione verso valle è fatta per accompagnare la vena, in modo da evitare distacchi della vena. E l'altra cosa interessante che vedete sono i dissipatori della turbolenza che sono collocati a valle delle bocche di fondo. Questo perché dalle bocche di fondo, quando il livello del pelo libero a monte si alza, fuoriesce un getto provvisto di molta energia.
E quindi è opportuno dissipare questa energia che si sviluppa appunto a valle delle bocche di fondo con i dissipatori che vedete, che sono fatti in modo evidente da dividere la vena in due braccia e di in questo modo di rimbalzarla verso monte, quindi di localizzare la turbolenza nello spazio compreso tra la soglia principale e i dissipatori. Bene, allora dovrei averne un'altra di foto. Questa è una vista da valle. Ecco, quello però che è interessante è, torno un attimo indietro alla foto precedente, è confrontare questa situazione in cui il deflusso è un deflusso essenzialmente di base con quello che succede in piena. Ecco, perché vi faccio vedere questo confronto? Perché dobbiamo renderci conto che gli scenari che si presentano in occasione di una piena sono degli scenari che sono effettivamente e ovviamente, aggiungo, molto diversi da ciò che noi vediamo quando facciamo le nostre visite, e che normalmente le visite le facciamo in condizioni di sicurezza, quindi non andiamo a osservare che cosa succede in corrispondenza di una piena, anche perché le piene sono ovviamente imprevedibili, quindi per osservare una piena occorre anche essere disponibili ad andare sul posto nel momento in cui questa si verifica, ammesso che ci sia concesso. E quindi sostanzialmente è molto importante rendersi conto di che cosa può succedere durante una piena e soprattutto della quantità enorme di energia in gioco. Ecco, quindi ripeto il mio invito, se vi capita qualche volta di assistere a dei fenomeni di piena, non mancate di cogliere questa occasione, ovviamente facendo molta attenzione, perché un altro aspetto che è importante mettere in evidenza è che quasi tutte le vittime che si verificano in occasione di piene perdono la vita per scarsa consapevolezza del rischio. Ecco, questo è un aspetto che in un qualche modo deve anche sollevare la nostra attenzione su quelle che sono le procedure di mitigazione del rischio di piena. Cioè, noi siamo preparati, anche a partire dalle scuole elementari, a come comportarci nel caso in cui si verifichi un terremoto. Siamo preparati a come comportarci nel caso in cui, adesso lo sappiamo, si verifichi una pandemia. Prima non lo eravamo, a dire la verità, preparati, adesso lo siamo. Non siamo preparati normalmente a fronteggiare un evento di piena, una pioggia molto violenta, un evento di portata fluviale di piena, e quindi il risultato è che spesso non abbiamo la consapevolezza del pericolo. Ecco, quindi per questo motivo vi dico, fate sempre molta attenzione quando vi avvicinate a un fiume in piena, perché l'energia in gioco è notevole e molto spesso non abbiamo la consapevolezza del pericolo che si corre. Allora, quindi, come vi dicevo, vediamo queste foto. Ecco, questa è una immagine della stessa traversa, dalla stessa angolazione, durante una piena. Allora, intanto osservate che la presenza dei dissipatori è quanto mai appropriata, si vede chiaramente la loro presenza, no? Vedete quelle specie di nuvole che emergono, nuvole di turbolenza che emergono subito a valle della traversa, questa è l'azione di dissipazione che viene effettuata dai dissipatori. L'altra cosa interessante da notare è la quantità di materiale flottante presente, vedete c'è addirittura un albero in piedi, e questo materiale flottante crea numerosi problemi, perché poi va a ostruire le aperture, le pile dei ponti, va comunque a creare un ostacolo al deflusso dell'acqua. E quindi anche questo è un aspetto da tenere presente e mette in evidenza, ad esempio, l'efficacia preventiva di una accurata pulizia degli alvei, laddove questo è possibile, perché poi chiaramente la pulizia dell'alveo si scontra a volte anche con esigenze di preservazione dell'ambiente naturale, però tuttavia è chiaro che questa immagine mette in evidenza quanto intanto il volume di materiale flottante, che è veramente impressionante, ma poi anche il pericolo che questo rappresenta, no? Ovviamente. Ecco, queste sono immagini che volevo farvi vedere giusto per chiarire, e concludo dicendovi, quando vi dico che noi non siamo preparati a fronteggiare un evento di piena, voglio farvi un esempio per rendervi partecipi di quello che sto dicendo. Cioè, molto spesso le persone vengono coinvolte nella piena perché perdono l'equilibrio.
cioè noi, oppure perché cercano di spostare la macchina. Ecco, una cosa di cui bisogna avere consapevolezza è quando l'acqua si muove a una velocità che supera un valore basso, e posso darvi un'idea, 0,5 metri al secondo, cioè nel momento in cui l'acqua supera i 0,5 metri al secondo, che non è una velocità tanto elevata, però comunque se si verifica questa situazione, bastano 50 centimetri d'acqua, che sono due spanne, quindi non è mica tanto, per compromettere seriamente l'equilibrio e per portare via un'automobile. Quindi sostanzialmente uno vede due spanne d'acqua e, che si muove a 0,5 metri al secondo e pensa porto via la macchina, lo farei anch'io il tentativo. Però in realtà con mezzo metro d'acqua che se ne va a 0,5 metri al secondo probabilmente la macchina galleggia. E quindi chiaramente poi con tutto quello che ne consegue, e anche mantenere l'equilibrio è molto difficile. Ci sono degli studi in proposito che dimostrano che anche una persona in perfetta forma, anche un atleta ben allenato, se si trova in mezzo metro d'acqua che va a 0,5 metri al secondo fa molta fatica a stare in piedi, se poi l'acqua è fredda ancora peggio. Bene, noi non ci occupiamo direttamente di questo perché noi parliamo di costruzioni idrauliche e non di mitigazione delle piene, però insomma ogni tanto mi piace anche fare qualche considerazione che ci aiuta a riflettere su quello che stiamo studiando. Molto bene, allora noi stiamo parlando di questo oggetto qui che è la traversa, e la volta scorsa abbiamo parlato della varie soglie. E vi ho anticipato in chiusura di lezione, vi avevo detto la prossima volta discuteremo della collocazione altimetrica di queste soglie, cioè vi ho detto la più bassa è il cannone, poi abbiamo la soglia di presa in ordine altimetrico e poi la soglia principale. Ecco, giusto per capirci meglio, adesso vorrei andare alla lavagna e farvi un disegnino. Ecco, prima che io vada alla lavagna però mi dimenticavo di dirvi, domani portate per cortesia chi viene in aula il calcolatore, e chi sta a casa, mettetevi, chi sta in remoto, mettetevi nelle condizioni di fare esercizi. Bene, che domani facciamo esercitazione. Ecco, questo è il senso. Divido lo schermo e metto a posto la telecamera. Allora, un attimo. Vediamo di cambiarla. Eccola qui. Poi la spostiamo. Portate pazienza un attimo in remoto, che la devo spostare, perfetto. Allora, vediamo di fare un disegnino. Allora, è uno schema, non è una vista frontale. Allora, immaginiamo di avere quindi la nostra traversa che poi si collega al versante. Ok, qui abbiamo la nostra traversa. E qui abbiamo il fondo alveo. Anzi, aspettate che vengo un po' più giù perché poi dopo mi sposto, quindi chi assiste in remoto spero che riusciate, siccome sto coprendo lo schema dopo mi sposto. Allora. Ecco, su questo schemino adesso vi evidenzio le soglie. Le evidenzio tutte su questa vista frontale. In realtà le soglie possono essere collocate alcune in senso trasversale sul corpo principale della traversa, altre lateralmente, però adesso facciamo l'ipotesi che siano tutte collocate in senso trasversale e quindi sul corpo principale. Allora, abbiamo detto che c'è il callone, che è la soglia più bassa, quindi questo ci scrivo callone. Anzi, lo chiamo solo cal, bene. Poi abbiamo più in alto la soglia di presa e dunque facciamo così, aspettate un attimo, scusatemi che cambio, voglio fare una cosa un pochino più schematica. Poi più in alto abbiamo la soglia di presa e più in alto ancora abbiamo la soglia principale. Perfetto. Allora, abbiamo questi tre livelli di soglia e chiamiamo con delta H1 il dislivello tra
la soglia principale, la soglia di presa, e con delta H2 il dislivello tra soglia di presa e callone. Perfetto. E qui sotto abbiamo l'alveo indisturbato. Benissimo. Allora, la domanda tecnica alla quale noi vogliamo ora rispondere è: come, quale criterio seguire per determinare la collocazione altimetrica di queste soglie? Abbiamo la volta scorsa ragionato sulla loro posizione relativa, sulla loro posizione altimetrica relativa, quindi sostanzialmente abbiamo detto che il callone deve essere la più bassa, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo passare ai numeri. E la prima domanda alla quale dobbiamo rispondere, ovviamente, è: qual è la quota del callone, che è la soglia di sfioro più bassa, che dovrà chiaramente essere sopraelevata, questa quota, rispetto all'alveo indisturbato. Perché dovrà essere sopraelevata? Perché abbiamo detto che noi a monte vogliamo creare un piccolo invaso. Chiaramente, se il callone noi lo mettessimo alla quota dell'alveo indisturbato, a monte non si creerebbe nessun invaso, se non quando arriva la portata di piena, che questa ovviamente non riesce a passare tutta per il callone. Allora, per poter scavalcare la soglia attraverso la soglia principale, creerebbe un invaso a monte. Ma noi in realtà l'invaso non lo vogliamo creare solo quando arriva la portata di piena. Questo è un'opera che ha la funzione di permettere un prelievo d'acqua, soprattutto in condizioni di magra. E allora noi l'invaso lo vogliamo creare con un carattere di permanenza, e quindi il callone dovrà essere sopraelevato rispetto all'alveo. Di quanto? Chiaramente più il callone è sopraelevato e più l'invaso a monte aumenta, e si dice in gergo tecnico che aumenta a monte il rigurgito. Ecco, tenete presente questa parola quando si dice rigurgito, che è una parola che suscita anche un pochino di perplessità, perché non fa anche un po' schifezza, no? In realtà in idraulica si usa il termine rigurgito per identificare un ristagno d'acqua a monte. Ecco, si chiama rigurgito perché in sostanza l'opera che noi creiamo crea un effetto che risale verso monte, che rigurgita verso monte, che provoca un eccesso di liquido a monte. Questo è il motivo per cui si chiama rigurgito, no? Ecco, quindi quando si parla di profilo di rigurgito, tenete presente, in idraulica il significato tecnico è il profilo dell'acqua che ristagna e risale verso monte. Bene, allora, a quanto deve ammontare il rigurgito? Allora, è chiaro che vogliamo creare un invaso a monte, e quindi l'altezza del callone dovrà essere tale da determinare un invaso di volume sufficiente a compensare la nostra esigenza. Ora, se il compenso che vogliamo realizzare è giornaliero, se vogliamo compensare lo sfasamento della disponibilità rispetto alla richiesta d'acqua che si verifica nella giornata, quindi se il compenso è giornaliero, credo che abbiate studiato nei vostri corsi della triennale come calcolare il volume di compenso. Noi non ce ne occupiamo in questo corso, però ci sono delle tecniche molto semplici che, sulla base della conoscenza della disponibilità d'acqua, che tipicamente è costante durante il giorno, non sempre, ma tipicamente è costante, e sulla base della conoscenza dell'oscillazione della domanda nel giorno, è possibile, con tecniche, come vi dicevo, semplici, calcolare il volume necessario a assicurare questo compenso. Ecco, ripeto, credo che l'abbiate già fatto perché normalmente lo si studia nei corsi di costruzione idraulica della triennale, quando si studiano gli acquedotti. Ecco, però credo che ci sia anche previsto questo argomento nel corso di gestione delle risorse idriche che molti di voi faranno l'anno prossimo, e quindi in sostanza io non me ne occupo qui per evitare sovrapposizioni.
Perfetto, quindi una volta noto il volume che dovete assicurare a monte, posizionate il cannone, l'altezza del cannone, facendo attenzione a che l'invaso di monte non superi 1 milione di metri cubi per i motivi che abbiamo già visto, e facendo attenzione a che tutta l'altezza della traversa, dall'albero indisturbato fino alla quota di sfioro più elevata, cioè fino alla soglia principale, questa altezza non deve superare i 15 metri per i motivi che abbiamo già discusso. Ecco, l'altra cosa che dovete verificare è che cosa succede a monte. Voi create un invaso, quindi create un rigurgito, cioè un sovralzo del pelo libero. Questo sovralzo si verifica tanto in magra quanto in piena. E allora dovrete verificare le condizioni di rischio idraulico indotte a monte e verificare l'assenza di impatti significativi. Ecco, questa verifica la dovrete fare con le portate di piena. Ecco, vi faccio notare che in questa breve trattazione di questa opera molto semplice abbiamo già messo in evidenza alcune variabili di progetto, ovvero la portata di prelievo, che determiniamo sulla base della curva di durata delle portate. Poi adesso stiamo parlando della portata di piena, quindi anche per progettare un'opera di questo genere avete bisogno della portata di piena, perché dovete verificare, ripeto, l'assenza di impatti durante le piene a monte. Questa è la seconda variabile di progetto. Ne metteremo in evidenza delle altre. Ecco, un'altra che vi metto in evidenza subito è la valutazione del trasporto solido, perché l'invaso a monte fatalmente tende a riempirsi per la deposizione di materiale solido. E quindi dovrete fare una valutazione anche del trasporto solido. Valutazione che non curiamo noi, noi non la discutiamo, perché voi la discutete col professor Bratt. Valutazione che viene fatta essenzialmente con formule empiriche comunque. Ecco, perché dovete valutare il trasporto solido? Perché è importante capire questo invaso che voi create quanto tempo ci mette a riempirsi. Allora, se voi avete bisogno a monte di 100.000 metri cubi, che è di acqua per fare il compenso giornaliero, e questo valore è molto inferiore a 1 milione di metri cubi, allora forse vi conviene creare un invaso a monte di 200.000 metri cubi. Così avete un fattore di sicurezza pari a 2, che vi permette di tollerare un minimo di interimento, un minimo di perdita di invaso. Chiaramente non è una situazione irrimediabile la perdita di invaso, perché si può dragare l'invaso a monte, si può pulire. Sono operazioni comunque che sono costose, che sono un po' laboriose. Normalmente qui parliamo di invasi piccoli, quindi sono operazioni fattibili. Tenete presente che se invece fate una diga da 100 milioni di metri cubi e vi trovate dopo 10 anni con 50 milioni di metri cubi di materiale a monte, quello lo tenete lì, perché non trovate nessun posto dove andare a mettere 50 milioni di metri cubi di fango. Mentre invece qui stiamo parlando di cubature che sono abbastanza ridotte, sono operazioni fattibili, però comunque richiedono intanto l'accesso all'opera, richiedono comunque la movimentazione di materiale solido e richiedono delle spese. Quindi di fatto, se si può farne magari una volta di meno piuttosto che una volta di più, è meglio. Allora la valutazione del trasporto solido vi serve proprio per programmare anche queste operazioni e per quindi per di conseguenza dimensionare il volume di invaso. Un'altra variabile di progetto che vi può servire. Ecco, quindi sulla base di queste considerazioni voi decidete la quota del cannone. La quota del cannone in modo da crearvi appunto l'invaso che vi serve. Benissimo, a questo punto viene la parte un pochino più difficile, che è la determinazione di questi dislivelli. Allora, deve essere chiaro che il concetto base, ovvero il deflusso minimo vitale ha la precedenza. Bene, transita attraverso il cannone alla soglia più bassa, quindi certo ha la precedenza, non c'è dubbio, però bisogna anche che noi stimiamo fino a che punto questa precedenza si deve estendere. Cioè,
se io mettessi la soglia di presa solo 3 centimetri più alta rispetto al callone, voi capite che c'è qualcosa che non va, no? Uno gli viene in mente, beh, insomma, non è una gran precedenza quella che gli viene data del flusso minimo vitale, perché appena appena c'è una goccia d'acqua io comincio subito a prendere. Bisogna che noi ci sinceriamo che il dislivello tra il callone e la soglia di presa, ripeto, bisogna che ci sinceriamo che il dislivello tra callone e soglia di presa sia tale per cui venga reso impossibile qualunque prelievo fin tanto che non defluisce a valle il deflusso minimo vitale. Ripeto, bisogna sincerarsi che il dislivello tra callone e soglia di presa sia tale per cui venga reso impossibile il prelievo fin tanto che a valle non è garantito il deflusso minimo vitale. E allora vediamo di raffigurare in un grafico quanto sto dicendo. Ecco, questo ci perde un attimo di tempo perché è un concetto apparentemente molto semplice, che tuttavia la mia esperienza mi suggerisce che poi, quando ci si trova a doverlo spiegare, lo studente spesso si trova in difficoltà. Bene, allora, che cosa ho appena detto? Ho appena detto che immaginiamo una situazione reale, l'acqua defluisce attraverso il callone, perfetto. Allora, è chiaro che man mano che aumenta la portata in arrivo da monte, il livello dell'acqua si alza nel callone, ma su qualunque soglia, no? È evidente questo, no? Voi aumentate la portata in arrivo da monte e sulla soglia di sfioro il livello si alza, benissimo. Esiste una legge dell'idraulica molto semplice che relaziona in una soglia di sfioro l'altezza d'acqua alla portata che transita. Adesso ve la scrivo. Bene, quindi ho detto, man mano che aumenta la portata, il livello si alza. Perfetto, c'è una relazione matematica che relaziona la portata che transita all'altezza d'acqua. Perfetto. Allora, se è vero che man mano che l'acqua si alza, la portata aumenta, io arriverò a un punto, a un livello di acqua sul callone, tale per cui dal callone stesso passa proprio il deflusso minimo vitale. A quel punto io sono contento, posso cominciare il prelievo. A quel livello io posiziono la soglia di presa. Quindi sul callone c'è un'altezza delta H2 di acqua, attraverso quella formula di cui vi dicevo, io verifico che delta H2 mi faccia transitare dal callone proprio il deflusso minimo vitale. Chiaramente la soglia di presa non posso metterla a un livello inferiore di quota callone più delta H2. La devo mettere proprio a quella quota. È chiaro? Boh, allora adesso scriviamo la formula. E la scrivo sotto perché la telecamera sopra... No, ma direi che se alzo un attimo la telecamera la posso scrivere anche sopra. Sì, perfetto. Allora, la portata che deve passare dal cannone per l'altezza H2 è la portata del flusso minimo vitale. Quindi qua scriviamo Q di MV. Ecco, questa relazione io ve la scrivo ponendo quale variabile dipendente la portata e quale variabile indipendente l'altezza d'acqua. Però poi a me la variabile che interessa è l'altezza d'acqua, quindi la gireremo la formula, no? Espliciteremo l'altezza d'acqua. Perfetto, allora Q di MV è dato da un coefficiente di deflusso mu per la larghezza L, chiamiamola LC del callone. Chiaramente più il callone è largo e più passa acqua, questo è intuitivo, no? Questa larghezza del callone però è fissa, non è una variabile, lo decidiamo noi, poi vedremo come decidere la larghezza del callone.
Bene, mu per LC per H, no scusatemi, per delta H2 per la radice di 2G delta H2. Direi che in lavagne si vede tutto, sì. Allora, devo mettere in evidenza però, scusatemi. Allora, devo decondividere lo schermo. Ah, è già decondiviso. La metto in evidenza. Perfetto. Ecco, allora, da questa formula noi possiamo ricavare, la possiamo anche scrivere in questo modo, vado sotto adesso, Q di MV è uguale a V LC delta H2 elevato alla 3 mezzi per 2G elevato alla 1 mezzo. E quindi a questo punto posso esplicitare facilmente delta H2. Adesso cancello la formula in alto e esplicito delta H2. Delta H2 è uguale a linea di frazione, facciamo Q di MV diviso mi LC 2G elevato alla 1 mezzo, tutto elevato alla 2 terzi. Perfetto. Adesso andiamo avanti e bisogna ripetere lo stesso ragionamento rispetto alla soglia principale. Il ragionamento da fare rispetto alla soglia principale, come vi dicevo, è del tutto analogo. Ora mettiamoci in una situazione ideale, tale per cui l'altezza d'acqua a monte è superiore al livello della soglia di presa. Quindi immaginiamo ad esempio un'altezza d'acqua di questo tipo. Allora, in questa situazione, come vedete, abbiamo il livello nel callone che si alza, ci metto un rettino arancione questa volta, che si alza, ma si alza anche il livello nella soglia di presa. Perfetto. Questa è una situazione nella quale noi abbiamo deflusso attraverso il callone e deflusso attraverso la soglia di presa, però inferiore rispetto alla portata di progetto, perché la portata di progetto per noi rappresenta la portata massima che preleviamo dalla soglia di presa. Cioè noi i tubi che portano l'acqua a valle, i canali che portano l'acqua a valle, li determiniamo, li progettiamo sulla base della portata di progetto. Quindi nel momento in cui noi raggiungiamo il valore della portata di progetto, non siamo più interessati a prelevare acqua. E quindi a quel punto, quando raggiungiamo la portata di progetto, quando raggiungiamo il prelievo della portata di progetto, abbiamo necessità di scaricare l'eventuale portata ulteriore in arrivo da monte attraverso la soglia principale. Quindi quando arriviamo in questa situazione qui, ed è la terza che io considero, quando arriviamo in questa situazione si alza il livello nel callone, ovviamente, però si alza il livello sulla soglia di presa e arriviamo a un livello
rispetto al ciglio della soglia di presa pari a delta H1, quindi l'altezza d'acqua sulla soglia di presa è pari a delta H1, quel delta H1 mi consente lo sfioro della portata di progetto e a questo punto quindi posiziono il livello della soglia principale. Allora io dovrò riapplicare questa formula che io ho scritto qua in alto, la riapplico tale quale, sostituendo però a delta H2 e delta H1, quindi permettetemi, poi vi do il tempo di riscriverla, di correggere sulle lavagne, e sostituendo a Q di MV la portata di progetto, chiamiamola QP, e sostituendo a LC la larghezza della soglia di presa, che chiamiamo LP. E la scrivo qua, LP. Ah, scusatemi, qui. Perfetto. È chiaro il ragionamento? Perché, ripeto, è sempre banale, ma poi vedo che... spesso è difficile da spiegare. Quindi le variabili che guidano questo processo sono essenzialmente la portata Q di MV e la portata QP. In base a queste si determinano i dislivelli d'acqua necessari sulle rispettive soglie per garantire il funzionamento dell'opera. Allora, voglio farvi notare un aspetto che su questo schema spero di riuscire a farvi notare. Man mano che cresce il livello sulla soglia di presa, e io sono contento perché comincio a prelevare acqua, mi cresce anche il livello del callone, perché chiaramente io il livello di monte ce l'ho costante, non è che posso in un qualche modo variare il livello di monte sul callone piuttosto che sulla soglia di presa. Quindi mi cresce il livello sulla soglia di presa, mi cresce il livello sul callone. Che cosa significa questo? Significa che il callone scarica una portata che è superiore a DMV. E tutto questo da un punto di vista ambientale è buono, no? Perché a valle rilascio chiaramente una portata superiore a DMV, quindi male non fa sicuramente. Anzi, fa sicuramente bene. Però da un punto di vista di utilizzo efficiente dell'opera, questo è uno svantaggio, perché nel momento in cui io inizio a prelevare, avrei invece da un punto di vista, ripeto, di efficienza, avrei interesse a mantenere DMV costante e tutto quello che eccede lo prelevo. Se invece io comincio a prelevare, però mollo anche più DMV di quello necessario, chiaramente l'efficienza dell'opera un po' ne risente. Poi c'è un altro problema, no? Quando vi ho detto, bene, raggiungo il livello nella soglia di presa da assicurare la portata di progetto è quella massima che posso veicolare a valle, e se mi aumenta la portata in arrivo da monte, che cosa succede? Passa l'acqua sulla soglia principale, va bene, però chiaramente crescendo il livello mi passa anche più acqua sia attraverso il callone sia attraverso la soglia di presa, però io non ho le opere per portare quest'acqua a valle, quindi ci sono, se vogliamo, due potenziali problemi di cui adesso dobbiamo discutere. L'ultimo di cui vi ho parlato è molto semplice da risolvere, perché sulla soglia di presa ci sono normalmente delle paratoie che servono proprio per questo motivo, cioè quando arriva acqua in eccesso da monte, la soglia di presa viene chiusa o parzialmente o totalmente, in modo da limitare l'acqua che si preleva. E spesso queste manovre avvengono in automatico, c'è un sensore collegato a un motore, quando si alza il livello oltre un certo limite, questa paratoia si abbassa in parte o totalmente. Bene.
Quindi questo è un problema semplice. Poi tenete presente che, come vedremo, prima di portare l'acqua a valle ci sono dei troppo pieni, che se proprio qualcosa va male, se arriva un tronco che si mette di traverso, la paratoia non si chiude più, comunque non rischiamo di inondare a valle, ecco. C'è un troppo pieno che fa sì che l'acqua torni in alveo. Quindi questo è un problema, tutto sommato, risolvibile facilmente. Ecco, vediamo invece l'altro problema, cioè la soglia del cannone, la portata del flusso minimo vitale che aumenta al crescere dell'altezza. Ecco, se uno invece vuole raggiungere il traguardo della massima efficienza, e chiaramente anche in questo caso si potrebbe adottare un controllo automatico. Si mette una paratoia sul cannone e quando l'acqua raggiunge livelli eccessivi si chiude in parte il cannone, no? Ecco, questo tipo di soluzione non sempre le regioni lo permettono. Dico le regioni perché molto spesso queste sono opere di minore importanza che ricadono nella competenza delle regioni, non delle autorità di bacino. Quindi gli organi di competenza sono regionali piuttosto che nazionali. Allora spesso le regioni dicono no, l'apparatoio sul cannone non mi va bene. Perché non va bene? Perché chiaramente quando viene chiuso l'apparatoio il pesce non risale più. E poi soprattutto si vuole dare una garanzia di rilascio del deflusso minimo vitale in qualunque condizione. Se uno mette una paratoia è chiaro che non è garantito il deflusso minimo vitale in qualunque condizione. E quindi di fatto spesso è una soluzione non accettata. Ecco, se questa soluzione non è accettata, qualche volta però l'ho vista accettare, perché poi ci sono veramente delle situazioni dove è difficile... È difficile non regolare il deflusso minimo vitale, perché si creano delle condizioni che rendono la salita del pesce impossibile. Cioè, dalle scale di risalita dei pesci, nelle scale di risalita dei pesci, se entra troppa energia, il pesce non riesce a risalire, evidente, no? La velocità nella scala di risalita dell'acqua deve essere mantenuta entro un certo limite. Poi se il pesce è molto robusto magari ce la fa a superare delle velocità superiori, però è evidente che diventa più difficile. Quindi ci vuole un livello di turbolenza minimo, perché se no l'acqua non si ossigena e il pesce non risale, però ci vuole anche una energia non eccessiva, perché altrimenti se l'energia è eccessiva il pesce, pur essendone attratto, non riesce a risalirla. Ecco, queste considerazioni mi fanno capire perché le scale di risalita dei pesci spesso non funzionano, perché è difficile creare quella situazione ottimale che invece in un alveo naturale si crea, perché si raggiunge proprio una condizione di equilibrio, che è stata quella condizione di equilibrio che ha determinato la selezione della specie ittica in quel particolare corso d'acqua. Quindi una situazione che in un qualche modo ha governato nel tempo l'evoluzione di tutto l'ecosistema. Ecco, andare a riprodurre proprio quelle condizioni non è banale. Allora è chiaro che per riprodurle una regolazione può essere utile. Allora qualche volta l'ho vista accettata la regolazione, perché appunto il progettista ha dimostrato che mettendo una regolazione riusciva a mantenere delle condizioni più prossime a quelle ideali. Se non mettete alcuna regolazione evidentemente non c'è modo di intervenire. Ecco, se però la regolazione non è ammessa, quale può essere un modo per migliorare l'efficienza dell'opera? E quindi quale può essere un modo per limitare l'eccesso di deflusso minimo vitale? C'è una soluzione abbastanza semplice: stringere il cannone. Cioè, nella formula che avevo scritto prima, ma comunque anche in questa formula, voi vi rendete conto che se stringete la larghezza della soglia, l'aumento di portata, l'aumentare dell'altezza è minore. Cioè, se la soglia è piccola, all'aumentare dell'altezza la portata aumenta meno. Questo è evidente se guardate la formula della portata, no? Se la costante LC aumenta, a parità di incremento d'altezza, la portata aumenta di più. Allora, se uno restringe la larghezza del cannone, il rilascio diventa più efficiente e, se vogliamo, anche più prossimo alle condizioni ideali. Però chiaramente ci deve essere una larghezza minima, no? Perché se uno fa un cannone di un centimetro il pesce non ci passa. E questa larghezza minima a volte le regioni la suggeriscono attorno ai 40-50 centimetri. Allora voi vedrete che i progettisti tendono a utilizzare queste larghezze minime.
proprio perché l'opera diventa più efficiente e le condizioni nella scala di risalita diventano più, diciamo così, stazionarie. Ottimo. Sì, c'è una domanda, ditemi. Si restringe il pallone mantenendo costante il delta H. Mettendo costante, beh, chiaramente il delta H varierà al restringimento del pallone, quindi la larghezza del pallone, questa domanda è appropriata, la larghezza del pallone va decisa a priori, cioè è una decisione che voi prendete prima e dopo, in dipendenza della larghezza del pallone LC, voi determinate il delta H2. Ottimo. Allora, direi che adesso mi fate andare un secondo a controllare che non mi sia dimenticato nulla. Bene, direi che sul posizionamento altrimetrico delle soglie siamo a posto. E adesso condivido lo schermo. Adesso torniamo alla nostra figura. Allora, parliamo adesso di ciò che troviamo a valle della soglia di presa. E ciò che troviamo a valle intendo dire il complesso sghiaiatore-dissabbiatore, cioè nel momento in cui preleviamo acqua noi abbiamo bisogno di rimuovere il materiale solido in sospensione. Perché? Ma i motivi direi che sono ovvi. Intanto, se ci portiamo dentro a un tubo della ghiaia, il tubo si rovina. Se ci portiamo dentro a un canale della ghiaia, questa ghiaia tende a depositarsi e dopo il canale va pulito. Poi c'è un'ulteriore motivazione, ovvero che cosa ci sta a valle? Ci può essere una turbina. Se c'è una turbina, chiaramente il costruttore vi impone il diametro massimo del materiale che la turbina tollera. Oppure ci può essere un impianto di irrigazione. Stessa cosa, gli impianti di irrigazione, gli irrigatori, il costruttore vi dice attenzione, questo irrigatore può sopportare un max di 0,3 mm di diametro di materiale in sospensione. 0,3 mm è più da turbina che non da irrigatore, sono già troppi 0,3 mm per un irrigatore. Ecco, quindi in sostanza voi dovete rimuovere il materiale solido e normalmente si utilizzano due camere di sedimentazione, cioè come lo si rimuove il materiale solido? Creando una zona di calma e il materiale solido in questo modo si sedimenta. E normalmente sono due in successione le camere e quindi se sono due, uno si chiama sghiaiatore, l'altro dissabbiatore, con ovvio significato dei termini, no? Prima si rimuove il materiale grossolano e poi si rimuove il materiale più fine. Se le esigenze di valle non sono troppo severe, si può anche realizzare una camera sola e in questo caso solo lo sghiaiatore e si rimuove soltanto il materiale più grossolano. Ecco. A volte potrà capitarvi anche di vedere una camera sola per la rimozione di materiale sia grossolano che fine, anche se tipicamente questo non viene fatto perché anche per quando si procede alla pulizia è molto meglio avere materiale di granulometria il meno assortita possibile, perché se voi dovete rimuovere della ghiaia e la volete rimuovere con un getto d'acqua, ci vuole un getto potente per rimuovere della ghiaia. Se invece dovete rimuovere della sabbia, basta poco. Allora è più efficiente molto spesso strutturare questo complesso in due camere, perché l'una la attrezzate lo sghiaiatore in modo da prevedere uno spreco d'acqua anche significativo per la sua pulizia e allora si tende anche a mantenerlo più piccolo rispetto allo sghiaiatore, perché altrimenti se uno deve pulire
chiaramente una camera grande piena di materiale grossolano, insomma ci sono delle operazioni di pulizia più complesse. Lo si tiene più piccolo anche perché la ghiaia ci mette meno tempo a sedimentare e quindi conviene anche da questo punto di vista separare questo processo in due fasi, uno che è molto rapida e l'altra che è invece molto lunga, e in questo modo appunto anche la pulizia diventa più efficiente. Però come vi dicevo, questo schema che vi presento è uno schema tipo, poi a seconda dei vincoli che vengono posti al progettista potranno essere chiaramente sviluppate altre soluzioni. Non avete dei vincoli di legge oltre quelli di base che adesso vi dirò, ma in generale su sghiettore e dissabbiatore, se avete vincoli di legge, possono essere vincoli relativi all'utilizzo per uso idropotabile, per cui il dissabbiatore effettivamente deve essere in grado di rimuovere materiale in sospensione fino ai limiti imposti dalla legge. Ma normalmente non avete limiti di legge sulla specificità della soluzione tecnica che adottate. E quindi è molto importante che voi, quando fate un progetto, rispettiate i limiti di legge, ma al di là dei limiti di legge dovete cercare la soluzione con un minimo di creatività che sia la più efficiente possibile. Quindi questa è una soluzione tipo, però può anche essere che in taluni casi subentrino delle circostanze, avete poco spazio, ad esempio, delle circostanze che rendono più consigliabile fare sghiettore e dissabbiatore messi assieme. Può essere. Ecco, quello che dovete fare molta attenzione quando date sfogo alla vostra creatività, che è sempre una cosa molto, molto è auspicabile che il progettista lo faccia, perché altrimenti se no faremo tutti delle opere uguali, no? Tutte uguali a se stesse, quindi sarebbero poco efficienti, sarebbero poco belle da vedere, sarebbero più impattanti dal punto di vista ambientale e sarebbero poco efficienti, perché è chiaro che se tutti adottano una soluzione tipo, questa soluzione tipo è una soluzione che va bene in media. Ecco, però nel momento in cui si progetta e si esce da una soluzione tipo, dai canoni di una soluzione tipo, bisogna fare uno sforzo molto importante per cercare di prevedere tutti gli scenari possibili e immaginabili che potrebbero verificarsi nel futuro, perché la soluzione tipo è stata verificata. E quindi andrà bene solo in media, però c'è anche da dire che io, progettista, mi sento cautelato, perché voglio dire, se è andata bene ad altri, andrà bene anche a me in questa specifica località. Nel momento in cui invece si adottano delle soluzioni innovative, che già la parola dice che sono interessanti, auspicabili, però chiaramente bisogna fare uno sforzo per cercare di prevedere un po' tutto, perché tipicamente gli errori del progettista escono da una previsione poco accorta delle condizioni che si verificano nel funzionamento reale dell'opera. Quindi a questo aspetto proprio di immaginazione dovete dedicare tempo. Spesso non occorrono delle capacità particolarmente eccellenti, ma si richiede tempo. Ecco, la cosa fondamentale è proprio quello di intanto avere la consapevolezza che occorre fare questo sforzo di previsione e poi dedicarci il tempo necessario. E spesso per un professionista non è facile, perché il professionista per definizione ha i tempi contingentati, per definizione, perché sennò altrimenti non è un professionista. Nel momento in cui lavorate sulla professione avete proprio delle richieste specifiche del cliente sulla tempistica. Questo lo conoscono tutti i professionisti a tutti i livelli, non solo i progettisti, in bianchini, idraulici, muratori, cioè il problema fondamentale è la tempistica. Allora chiaramente rispettare i tempi e al tempo stesso dedicare l'attenzione che il progetto richiede per il progettista invece è un problema interessante, molto stimolante anche. Bene, ma questo accade in tante scelte che si fanno nella vita, si potrebbero fare tantissimi esempi. Bene, allora sghiettore e dissabbiatore. Quindi, intanto cominciamo col darvi qualche ordine di grandezza, ovvero, e qualche idea di base. Ovvero, qui vedete una soluzione tipo che prevede lo sghiettore e il dissabbiatore messi in linea e sviluppati lateralmente e sviluppati longitudinalmente. Questa è una soluzione che si presta quando c'è poco spazio. Cioè, se voi sulle sponde avete poco spazio, allora
La soluzione di svilupparli longitudinalmente è spesso la più efficace. Siccome io mi concentro soprattutto sugli alvei montani, negli alvei montani normalmente c'è poco spazio, per questo motivo propongo questo schema, però ci sono, possono essere altre soluzioni e magari faccio un rapido excursus, se ho ancora il collegamento, mi sembra di sì, aspettate un attimo perché non vorrei parlare troppo presto. Sì, il collegamento ce l'ho ancora. Faccio un rapido excursus su un altro schema. Questo non c'entra nulla. Ecco, questo che aspettate che condivido lo schermo. Ah, è già condiviso, scusatemi. Questo che vedete è un altro schema e adesso percorro col mouse da monte verso valle. Qui c'è la traversa, longitudine, la 1, indicata col numero 1 è la traversa. Poi a valle della traversa, questa scacchiera che vedete è un bacino di dissipazione della turbolenza. Ecco, spesso a valle, ne parleremo tra un attimo della necessità di dissipare la turbolenza a valle, spesso a valle per dissipare la turbolenza vengono messe queste scacchiere. Ecco, qua vedete che il complesso indicato con 4, intanto vediamo con 2 c'è la soglia di presa, il complesso indicato con 4 di, è il complesso sghiaiatore dissabbiatore. Ecco, diciamo che lo sghiaiatore in realtà è quello compreso tra il 2 e il 4, vedete che dalla soglia di presa al dissabbiatore c'è una sorta di setto, ecco, questo è lo sghiaiatore che sto indicando col mouse, dissabbiatore il 4, vedete che non è sviluppato in senso longitudinale ma in senso trasversale. Questa è una traversa sul fiume Sarca di Genova che serve l'impianto idroelettrico di Santa Massenza, è un altro esempio. Ecco, una cosa che non vi ho detto, le soglie di presa spesso sono più di una. E questo perché? Perché la regolazione è più agevole, cioè non si fa una soglia di presa unica come nello schema che ho messo sulla lavagna, ma ce ne sono due o tre. E infatti qui vedete che su quest'opera ne vedete altro che due o tre, ne vedete sei di paratoie che chiudono le soglie di presa. Bene, questo è un disegno che non è disponibile sulle vostre dispense, quindi è giusto un esempio che ho sui miei appunti, non è disponibile, è giusto un esempio che ho messo, metto a schermo per darvi un'altra indicazione. Ecco, non è disponibile sui miei appunti per un motivo molto semplice, che non è protetto da copyright questo schema, lo posso mostrare a schermo ma non posso metterlo disponibile sul web per tutti. Ho anche dei dubbi sul fatto di mostrarlo a schermo, perché nel momento in cui mostro a schermo poi metto su YouTube è disponibile per tutti, però insomma diciamo che così è un pochino più, e non è una vera e propria pubblicazione. Ecco. Ecco, questo invece che vedete in alto è lo schema che vi propongo io, e questo è preso dal libro dell'Evangelisti, è un libro datato degli anni 80, però a suo tempo è stata veramente una pietra miliare, adesso ha necessità di qualche aggiornamento, perché vedete che ad esempio qui sul callone c'è messo una paratoia Evangelisti, no? Che Evangelisti è stato professore all'Università di Bologna, è stato un costruttore idraulico di grande spicco, ha messo una paratoia, cosa che adesso difficilmente viene permessa. Ecco, questo schema comunque in tutto e per tutto è molto simile a quello che vi propongo io, l'ho ridisegnato proprio per il problema del copyright. E qui ne vedete di sotto invece un altro di schema, in cui vedete che anche qui il dissabbiatore, chiamato bacino di sedimentazione, è posizionato in senso, diciamo, curvo, probabilmente anche in questo caso per sfruttare una conformazione del luogo che rendeva più efficiente una soluzione di questo tipo. Va bene, poi qua direi che le altre le possiamo lasciare perdere. Questo magari ve lo faccio vedere, perché questo è lo schema della traversa del Danubio di cui vi ho dato la visione dall'alto con Google Maps. E in effetti io sono andato a pescare quella visione di Google Maps proprio facendo riferimento a questo schema pubblicato sull'Evangelisti, che io non posso riportare sulle mie pagine web perché è protetto da copyright.
però ha il vantaggio che ha questa leggenda che effettivamente è molto esplicativa. Io non l'ho riportata tale quale perché non riuscivo a mettere sulla mappa di Google i numeri, avrei dovuto ridisegnarla e poi rifare la leggenda io. Ecco, tutto questo chiaramente richiede molto tempo, quando si insegnano molti corsi bisogna andare per gradi, quindi man mano che vado avanti, vi ho detto che i miei appunti sono in continua evoluzione, man mano che vado avanti ogni anno aggiungo qualcosa. Benissimo, possiamo a questo punto ritornare a noi. Allora, come si dimensiona lo sghiettore di Saviatore? Perfetto. Allora, vado un attimo a controllare sui miei appunti di non dimenticarmi nulla. Allora, intanto, la prima cosa che dovete fare è... Torno sullo schema, scusatemi. La prima cosa... Perdonatemi, faccio un po' di confusione. La prima cosa che dovete fare è sincerarvi di qual è il diametro massimo del materiale che potete ammettere a valle. Questa è la prima valutazione che dovete compiere facendo riferimento a indicazioni del costruttore, a indicazioni di legge, eccetera, eccetera. Queste informazioni tipicamente le trovate, come vi dicevo, dal costruttore, nel momento in cui avete le idee chiare di cosa vi serve a valle. Quindi a valle avete bisogno di una turbina, perfetto. La selezione di una turbina, del tipo di turbina, la fate con considerazioni su cui qui noi non ci addentriamo, perché se avete un salto molto alto ci vuole una Pelton, se avete un salto basso ci vuole una Francis. Ecco, queste considerazioni non le facciamo nel nostro corso, ci sono degli altri corsi che trattano la progettazione degli impianti idroelettrici, noi non lo facciamo, noi ci limitiamo a uno step a monte. E una volta che avete identificato il tipo di turbina, chiaramente avrete, vi rivolgete a un costruttore che vi dà tutte le indicazioni. Ecco, tenete presente che i fornitori sono per voi una fonte di informazione essenziale. E per tante cose, per cui il fornitore vi potrà dire, anche se è il fornitore di una paratoia, ad esempio, che la paratoia è il tappo che si mette sulle soglie di presa, e il fornitore della paratoia vi dà tante informazioni del tipo il livello di tenuta, se fino a che altezze d'acqua la paratoia è in grado di tenere, se fa tenuta su tre lati piuttosto che su quattro, tutte informazioni che i costruttori normalmente sono anche molto disponibili a darvi, perché chiaramente se comprate l'attrezzatura da loro cercano di convincervi anche che loro sono dei fornitori che sono di supporto. Quindi questo è sicuramente un aspetto che dovete considerare. Ecco, per i riferimenti di legge è un po' più complicato, perché delle volte è difficile orientarsi, cioè uno si chiede, no? Noi non siamo dei giuristi, quindi uno si chiede, ma dunque devo progettare un'opera di presa che mi serve quattro case, ma quali sono i riferimenti di legge? Ecco, allora tenete presente che chiaramente la prima cosa che vi dovete chiedere è quale l'ente che ha la responsabilità di controllo. Quindi faccio un acquedotto per quattro case, qual è l'ente che ha la responsabilità di controllo? Molto probabilmente l'ASL, no? L'azienda sanitaria locale. Quindi quando avete un dubbio, quando avete una prima idea di qual è l'ente responsabile del controllo, si va allo sportello e si dice: io devo fare questa cosa e ho bisogno di sapere quali sono le normative, che variano a volte anche da comune a comune, quindi è molto importante fare questo passaggio, quindi andate a sentire direttamente dall'ente che fa il controllo. Ci sono delle situazioni in cui capire quale l'ente che fa il controllo non è banale, e allora magari la prima cosa che si può fare è si identifica un ente di controllo evidente, no? Perché a volte ce n'è più di uno, quindi a volte c'è il comune, poi il comune vi chiede l'autorizzazione dell'ASL, oppure viceversa, magari l'ente di controllo può essere la regione, che però la regione vi chiede il parere di altri enti. Quindi nel momento in cui si è identificato almeno un riferimento, si comincia a chiedere informazioni a quel riferimento. Nel momento in cui avete dubbi ulteriori, vi ricordo un suggerimento che penso di avervi già dato, che il modo migliore per avere
all'inizio della propria carriera delle informazioni è quello di rivolgersi a un professionista navigato. Quindi è molto importante per voi nel momento in cui intraprendete un lavoro che è autonomo, che richiede un certo grado di autonomia. Intanto molto probabilmente avrete avuto delle esperienze di lavoro precedenti, magari avete lavorato in uno studio, quindi avete comunque un riferimento. O comunque è molto importante avere un riferimento al quale rivolgersi. Questo riferimento può essere un professionista esperto, ma un altro suggerimento che vi do è quello di mantenere sempre una rete fra di voi. Ecco, una cosa che non dovete fare è scrivere a Montanari per chiedergli dei consigli, perché Montanari spesso non è in grado di darveli. Quindi io non sono un professionista. Mi capita spesso che degli studenti mi scrivano: ma devo progettare questa cosa, lei ha un'idea di come... Allora, io se ho un'idea la fornisco, a parte che chiaramente devo dare priorità alle mail degli studenti, quindi a volte mi capita che a queste richieste rispondo in ritardo, oppure se mi richiedono molto tempo dico: guarda, mi dispiace ma non posso perché non devo dare priorità agli studenti, questo mi richiede un giorno di lavoro e non riesco a farlo. Ecco, però fare rete fra di voi invece questo è fondamentale, per me è stato fondamentale. Proprio quei due suggerimenti che avevo dato, io avevo identificato un professionista per cui avevo lavorato che era veramente un drago, una persona che non lo trovate, il cui nome non lo trovate sui libri, non lo trovate sui giornali, però era veramente un drago, perché le persone brave sono non sempre sono, raggiungono la popolarità. Si può essere veramente bravissimi, eccellenti, la popolarità non la si raggiunge. Anzi, molto spesso è così, perché o una persona non l'ha voluta, oppure non ha avuto l'occasione giusta. Però è molto importante avere dei riferimenti che sono affidabili. Va bene. Però torniamo a noi e agli aspetti più tecnici che ci interessano. Come vi dicevo, si identifica il materiale che massimo, il diametro del materiale massimo ammissibile a valle. Una volta noto questo diametro, potete passare alla progettazione. Alcune indicazioni. Intanto, queste vasche di calma non possono avere un'altezza d'acqua eccessiva. Quindi l'ordine di grandezza è dei 50-70 centimetri. Ecco, perché non possono avere un'altezza d'acqua eccessiva? Intanto per una questione pratica evidente. Se le altezze sono più alte, i tempi di sedimentazione sono più lunghi. Poi c'è la questione di rischio per le persone. Chiaro che se uno fa una vasca alta 3 metri, se uno ci casca dentro, non tocca. Se invece la vasca è alta 50 cm, voi siete tranquilli. Difficile che uno anneghi in 50 cm d'acqua. Quindi questo è l'ordine di grandezza. In queste vasche la corrente ha una velocità, perché l'acqua deve fluire. Quindi non è acqua ferma. Però ovviamente sarà acqua che viaggia molto lentamente. Qual è l'ordine di grandezza della velocità dell'acqua? 0,05, 0,15 metri al secondo. Perfetto. Qual è l'ordine di grandezza della lunghezza di queste opere? Allora, tenete presente, vi do qualche ordine di grandezza. Prima di tutto tenete presente che tipicamente lo sghiaiatore ha una lunghezza pari alla metà del dissabbiatore. Stiamo parlando di ordini di grandezza, mi raccomando, quindi li dovete prendere per quello che sono. Cioè, è possibile che in qualche situazione voi troviate uno sghiaiatore lungo più del dissabbiatore e uno pensa: ma qua Montanari allora ci ha dato un'informazione sbagliata. No, vi sto dando degli ordini di grandezza e dei riferimenti. Tipicamente lo sghiaiatore è lungo la metà del dissabbiatore. Vi ho parlato della lunghezza, non vi ho parlato della larghezza. Perché non vi ho parlato della larghezza? Semplice, perché vi ho detto che avete una portata di progetto, vi ho dato un ordine di grandezza per l'altezza, vi ho dato un ordine di grandezza per la velocità. Allora, attenzione, ricordatevi sempre la formula Q uguale B per A, Q uguale portata uguale velocità per area della sezione trasversale. Quindi nel momento in cui uno fissa la portata, fissa la velocità, ha fissato l'area della sezione trasversale.
nel momento in cui fisso l'altezza, ho fissato anche la larghezza. Cioè, non l'ho fissata, ma la posso calcolare. Quindi, vi ho dato questi ordini di grandezza per altezza, velocità, lunghezza. Sghiaiatore e dissabbiatore li separerete con un gradino, no? Qua lo vedete in figura. Perché un gradino? Beh, perché dovete far passare l'acqua, però dovete trattenere il materiale solido. Ecco, questo gradino, tipicamente, se l'altezza d'acqua è mezzo metro, il gradino sarà 25 centimetri. A volte il gradino diventa una vera e propria soglia di sfioro. Quindi se l'altezza d'acqua è mezzo metro, il gradino è mezzo metro. Poi c'è l'acqua, la possibilità di sfiorare sopra il gradino e passare di là. Lo sghiaiatore e il dissabbiatore entrambi hanno lo scarico di fondo. E qui lo vedete, scarichi di fondo, perché? Per la pulizia, ovviamente. Almeno uno dei due ha un troppo pieno, che come vedete l'ho indicato, sfioratore di troppo pieno. In merito alla lunghezza, vi ho detto, lo sghiaiatore ha una lunghezza della metà del dissabbiatore, ma non vi ho detto ordini di grandezza. Allora, gli ordini di grandezza, intanto vi do una formula, e aspettate che vado sulla lavagna, vi do una formula banale. Allora, la formula è questa, L è, diciamo, questo è un ordine di grandezza, aspettate che lo scrivo, che non venga presa come una formula di progettazione. L circa uguale ad H, dove H è l'altezza d'acqua nel dissabbiatore, diviso 0.06. Adesso questo coefficiente 0.06, fatemelo verificare un secondo che non vorrei ricordare male, ma direi di no. No, ho ricordato giusto. Allora, se con questa formula per H uguale 50 centimetri, se non ricordo male, la lunghezza viene uguale a 8,33. Però la lunghezza del dissabbiatore, già in fase di progetto preliminare, normalmente si calcola facendo riferimento ai tempi di sedimentazione e tipicamente per particelle piccole, a livello della sabbia proprio, le lunghezze risultanti sono spesso più lunghe. Allora, come si calcola la lunghezza in modo un po' più rigoroso, facendo riferimento ai tempi di sedimentazione? Allora, voi ricorderete, cancello, che c'è una formula dimostrabile, sui miei appunti trovate la dimostrazione, per calcolare la velocità di sedimentazione di una particella. Questa formula si chiama legge di Stokes. Allora, io la dimostrazione non la faccio perché si calcola la velocità di sedimentazione V con S. Questa dimostrazione, come vi dicevo, non la faccio perché la fate in altri corsi. L'ho riportato sui miei appunti e io di norma all'esame non la chiedo, però se lo studente mi dice
gliela dimostro, lo lascio fare. E diciamo che perché faccio questo tipo di scelta? Perché secondo me la legge di Stokes è un bel esempio di applicazione delle leggi della fisica idraulica per ottenere un risultato che è caratterizzato tutto sommato da un'incertezza bassa. Quindi quando ci sono questi esempi, ve ne farò degli altri, delle dimostrazioni che si potrebbero anche evitare, ma le faccio perché aiuta a ragionare sul fenomeno, aiuta a ragionare su ciò che stiamo studiando. Allora, la legge di Stokes secondo me è un bellissimo esempio, era per questo che la dimostravo, perché aiuta a capire che cos'è proprio la sedimentazione, no? Per cui c'è la forza di gravità, poi c'è la resistenza idrodinamica, insomma è carina. Allora, per questo motivo io dico non la faccio, perché l'ha fatta in altri corsi, non, è inutile perdere il tempo, però all'esame se lo studente me la dimostra lo lascio fare. Allora, chiaramente la velocità di sedimentazione, nel momento in cui la conoscete e avete nota anche l'altezza d'acqua H dello sgliettore di sabbiatore, beh, allora a questo punto riuscite a calcolare il tempo di sedimentazione T. Allora il tempo di sedimentazione è proprio uguale alla altezza H diviso la velocità V con S. Ho preso? Sì, direi di sì. Sì. Bene, allora chiaramente noto il tempo di sedimentazione. Che cosa succede dentro un dissabbiatore? Succede questo, no? Immaginatevi, la particella entra, dunque qui c'è la nostra superficie di acqua e la velocità della corrente va in questo senso, velocità V. Allora, che cosa succede? C'è una particella chiaramente che si trova ad entrare, se proprio siamo sfortunati, in corrispondenza della superficie all'ingresso nel dissabbiatore. E questa particella ci mette un tempo T prima di raggiungere il fondo, però in questo tempo che cosa fa? Siccome la velocità dell'acqua la trasporta, la particella compie una traiettoria di questo tipo. E noi dobbiamo trovare la lunghezza L che percorre orizzontalmente prima di raggiungere il fondo. Ma una volta noto il tempo, noi calcoliamo L come velocità per tempo. Buonanotte. Ecco, questo è un modo un po' più rigoroso per calcolare la lunghezza del dissabbiatore e spesso vi potrà capitare che se il diametro è basso, diminuisce V con S, aumenta T e a parità di velocità vi aumenta la lunghezza. E quindi vi potranno capitare anche dei dissabbiatori, a me è capitato delle volte 30 metri, uno dice, boh, ci sto, è conveniente 30 metri, ne ho visti dei dissabbiatori lunghi 30 metri comunque. Prego. Questo calcolo l'ho fatto sempre con il diametro minimo. Sì, allora la domanda è, questo calcolo l'ho fatto col diametro minimo? Sì, perché voi dovete permettere la sedimentazione del materiale col diametro minimo è possibile. Che il diametro, diciamo, il diametro minimo corrisponde al diametro massimo tollerabile a valle, è chiaro, no? Perfetto. Cioè di fatto il costruttore vi dice a valle io la turbina può tollerare soltanto un diametro massimo di 0,3 mm, perfetto. Allora voi dovete progettare il dissabbiatore in modo che tutto ciò che ha diametro maggiore o uguale a 0,3 mm si sedimenta. Per cui voi progettate il dissabbiatore con diametro di 0,3 mm perché ciò che ha diametro maggiore sicuramente si sedimenta prima. Tutto chiaro? Sì. V è la velocità della corrente, sì. La velocità della corrente che trovate
facendo, utilizzando la formula Q uguale V per A, come vi ho detto prima. Velocità della corrente che ha un ordine di grandezza, come vi dicevo, 0,05-0,15 metri al secondo. Ottimo. Allora, torniamo a condividere lo schermo. Bene. Allora, adesso andiamo a vedere che cosa c'è a valle del dissabbiatore. Facciamo riferimento sempre a questo schema. C'è un'ulteriore camera che io ho indicato col nome di vasca di carico. Sostanzialmente è una ulteriore vasca a valle della quale parte l'adduzione a valle, che può essere o una condotta, come in questo caso, o un canale. La vostra domanda potrebbe essere: ma non è possibile fare partire la derivazione di valle direttamente dal dissabbiatore? Risposta: sì, è possibile. Allora, qual è a questo punto la funzione della vasca di carico? Allora, si chiama vasca di carico. Perché? Perché serve a garantire che sull'adduzione, se ciò è necessario, vi sia un carico sufficiente. Allora, vediamo di riflettere su quello che vi ho detto. La vasca di carico serve a garantire, se questo è necessario, che sull'adduzione ci sia un carico sufficiente. Il carico è l'energia. E siccome qui stiamo parlando di acqua che è essenzialmente ferma, l'energia corrisponde al livello. Cioè, quindi, tutto quello che vi ho detto implica che ci sono delle situazioni tecniche in cui è necessario garantire che all'ingresso nell'adduzione ci sia un livello idrico minimo. Il dissabbiatore ha un livello idrico abbastanza basso, 50 cm. Allora, quando è che è necessario invece garantire che ci sia un certo livello idrico? Ecco, è necessario in modo particolare quando l'adduzione è tramite una condotta, quindi quando l'adduzione è in pressione. Allora, mi raccomando, voi dovete distinguere questi termini con padronanza, cioè adduzione a pelo libero, adduzione in pressione. Dovete capire esattamente che cosa significa. Allora, a pelo libero significa che io realizzo un canale e si chiama a pelo libero perché la superficie della corrente è a contatto con l'atmosfera, l'abbiamo già capito, no? Che limite ha questo tipo di adduzione? Tenete presente che ha un vantaggio. Il vantaggio è quello di garantire un dispendio di energia minimo. Il canale, il pelo libero, rispetto alla condotta in pressione, richiede l'acqua per andare verso valle, richiede un'energia minore. Allora, questo è il motivo per cui in pianura trovate i drenaggi e anche le irrigazioni fatte con canali a pelo libero. E questo è il motivo, no? Uno dice: ma perché non usano dei tubi che tra l'altro perderebbero anche meno acqua, no? Perché ci vuole più energia. Bene. Allora, questo è il vantaggio del canale, ma qual è lo svantaggio della corrente a pelo libero? La corrente a pelo libero non può andare in pressione, quindi se voi dovete, immaginate, superare un avvallamento, no? Cioè l'acqua deve scendere e poi risalire, con un canale non è possibile. È banale, no? Come intuizione, però spesso noi non lo comprendiamo, questa banalità. Oppure se voi dovete salire con dell'acqua all'ultimo piano di una casa, no? E la condotta dell'acquedotto ce l'avete a livello del terreno, ma a pelo libero non c'è andato. Allora voi cosa dovete fare? Dovete usare un tubo. Perché? Perché il tubo vi consente di usare la pressione. La pressione è l'energia di pressione, è energia che permette all'acqua di superare degli avvallamenti o di superare anche delle montagne, no? Allora, se io ho un tubo in pressione, io la stessa energia che l'acqua guadagna scendendo la sfrutta
per risalire dall'altra parte. Allora, morale, se io quando porto giù l'acqua non ho grossi dislivelli da superare, devo correre in piano, non mi conviene il pelo libero. Se invece ho dei dislivelli da superare, dei su e giù, ho necessità di un tubo in pressione, ma anche se ho dei dislivelli da superare sempre in discesa, no? Non mi conviene utilizzare un canale, perché? Perché la velocità sarebbe così elevata che il canale sarebbe soggetto a erosioni e poi in presenza di curve basterebbe la minima curva e l'acqua vola fuori, no? E diciamo che la corrente a pelo libero tipicamente è una corrente che è lenta e anche per questo motivo che spende poca energia. Sapete che l'energia dissipata dipende dal quadrato della velocità. Quando abbiamo calcolato la cadente nelle equazioni di Saint-Venant, questo dipende dal quadrato della portata, il quadrato della velocità. E allora perché il canale, il pelo libero spende meno energia? Perché è lento. Invece la condotta in pressione ha una velocità più elevata. Allora, morale, però qual è il problema con un tubo, con la condotta in pressione? Che non può entrare aria, perché se entra aria è un problema. Queste bolle d'aria che entrano in un tubo danno origine a cavitazione, danno origine, no scusatemi, cavitazione è una cosa diversa. Cioè la cavitazione data dalle bolle d'aria nel tubo, o meglio, è la formazione di bolle d'aria nel tubo. E danno origine però a delle turbolenze, danno origine a degli sbattimenti dell'acqua sulle pareti della condotta. In un condotto in pressione non può entrare aria, se entra aria è un problema. Allora, per questo motivo, noi realizziamo la vasca di carico, perché la vasca di carico mi garantisce un affondamento del cielo della condotta che sia sufficiente a evitare l'ingresso d'aria. Ripeto, la vasca di carico mi garantisce un affondamento del cielo della condotta che sia sufficiente a evitare l'ingresso d'aria. Vi faccio uno schema alla lavagna e poi facciamo il break. Meglio che cosa ho detto. Supponete che io sia in corrispondenza del dissalviatore a questo livello e abbia il mi venga, diciamo, aspettate, qua ci metto il livello idrico, e al dissalviatore io penso di collegare direttamente un tubo in pressione. Ecco, chiaramente, siccome qui sto parlando di circa 50 centimetri, allora, intanto tenete presente che a volte i tubi che portano giù l'acqua dalle opere di presa sono dei tubi del 1000, quindi sono dei tubi di un metro, e in 50 centimetri non ce la faccio proprio a mettercelo. Ma se anche utilizzassi un tubo da 25, voi capite che io qua, se collegassi un tubo da 25 qui, l'affondamento del cielo del tubo, se io lo mettessi qua, l'affondamento del cielo del tubo sarebbe una ventina di centimetri. Allora, che cosa succede? Che siccome il dissalviatore ha anche dei volumi in gioco che sono bassi, nel momento in cui io a valle apro la saracinesca e parte l'acqua nel tubo, il livello di acqua del dissalviatore si abbassa e quindi a quel punto rischio la scopertura del cielo del tubo e entra aria, e quello è un problema. Allora, l'idea qual è? È quella di dire, beh, anziché fare il collegamento del tubo qua, lo cancello, io realizzo un pozzetto, una vasca di calma, e qui ho la mia, e magari qua ci metto una griglia di separazione, e poi dopo il tubo lo attacco qui. E qua vedete che ho un affondamento, che adesso vediamo come calcolare, delta H, che è alto, e mi garantisce che il cielo della condotta sia sempre immerso. Ottimo. Adesso mi vado a prendere un caffè, ci vediamo alle 11:05. Grazie.
Allora, come vi dicevo, affondamento. Dunque, qual è quindi l'affondamento minimo da garantire sul cielo della condotta? Abbiamo una formula, valida quale indicazione preliminare. Aspettate che aumento il font e devo anche condividere lo schermo un attimo solo. Eccolo qua. Allora, questo è l'affondamento minimo 1,5 VA quadro diviso 2G, dove VA è la velocità massima nella condotta di adduzione. Quindi, altezza cinetica della corrente nella condotta di adduzione moltiplicata per 1,5. Ottimo. Ok, allora a questo punto possiamo passare alle opere accessorie, ovvero le opere finalizzate a proteggere dall'erosione l'alveo a valle della traversa. La traversa origina un salto di acqua, quindi il salto di acqua implica una dissipazione di energia localizzata dove l'acqua atterra. Quindi proteggere dall'erosione e proteggere la traversa dal sifonamento. Il sifonamento si verifica quando l'acqua bypassa la traversa passando dal sottosuolo. Quindi l'acqua si infiltra, riemerge a valle e questo in breve tempo porta al sifonamento, ovvero al galleggiamento della traversa che viene poi trasportata verso valle. Allora, le opere di protezione dall'erosione nello schema, qui vedete che ho indicato protezione con massi, questa è una soluzione che viene frequentemente adottata nei corsi d'acqua montani. Tra l'altro, anche dal punto di vista ambientale, è una soluzione che viene spesso ben accettata. La protezione di valle può essere fatta anche con quelle soluzioni che vi ho detto prima a bacino di dissipazione, io l'ho chiamata scacchiera, di fatto quello che si crea è una piscina a valle della traversa dove l'acqua atterra, il materasso d'acqua presente in questo piccolo invaso di valle funge da ammortizzatore e funge da protezione del fondo di questa piscina stessa. E io prima vi ho fatto vedere quella configurazione a scacchiera, ovvero diverse polle d'acqua disposte a scacchiera a valle che appunto realizzano una sorta di tappeto di materassi. La separazione è utile perché i setti di separazione contribuiscono a smorzare la turbolenza. Ci sono tante altre soluzioni possibili, i massi possono essere legati con dei tiranti, quindi noi non entriamo nei dettagli. Infine, e invece qua entro un pochino di più nel dettaglio, quando la traversa è importante e si presuppone che ci possa essere un deflusso molto importante a valle, allora spesso si realizza il paramento di valle inclinato verso valle in modo da accompagnare la vena, e evitando quindi il distacco della vena. Ecco, il profilo che si viene a creare lo possiamo vedere qui. Vedete che questa figura, un attimo solo che facciamo così, perfetto. Questa figura, oltre a prevedere appunto a valle un bacino di dissipazione, ci mostra il paramento di valle inclinato in modo da accompagnare la vena. Ecco, per quale motivo si è ideata questa soluzione? Allora, la soluzione è stata pensata in questo modo perché quando si verifica un distacco di vena, di fatto l'acqua tende a risucchiare l'aria che è
compresa in questa bolla che si crea al momento del distacco. Cioè, quando c'è il distacco si crea una bolla d'aria tra la struttura e la vena, e questa bolla d'aria viene risucchiata dalla vena stessa, che crea il vuoto. Creando il vuoto in questa bolla, di fatto la vena viene richiamata con un'azione abbastanza violenta contro il paramento, e questa azione ripetuta, perché poi nel momento in cui la vena viene richiamata contro il paramento si rompe, entra aria, la vena si stacca di nuovo, si crea di nuovo una bolla d'aria, la vena risucchia l'aria, crea il vuoto, di nuovo l'azione di battuta, questa ripetuta azione di sbattimento crea poi un danno alla struttura stessa. Allora l'idea è quella di accompagnare la vena evitandone il distacco. Chiaramente qui c'è un punto interrogativo, cioè qual è la giusta inclinazione del paramento di valle in modo che la vena non si distacchi. Allora sono state fatte numerose esperienze di laboratorio da diversi idraulici che hanno portato a definire un profilo chiamato profilo Krieger. Il profilo Krieger, dunque aspettate che devo trovare il link, eccolo qua, il profilo Krieger, detto Krieger Shimemi, perché in realtà i profili sono due, uno che è stato decifrato e messo a punto dall'idraulico francese Krieger e un altro dall'italiano dall'idraulico italiano Shimemi, quindi sono due, che spesso vengono riuniti in un'unica formula che è chiamato profilo di Krieger-Shimemi. Ecco, questa formula voi non la dovete ricordare a memoria, è fornita in un link della mia pagina web, eccolo qua, aspettate che vado giù, eccoli qua i due profili, profilo Shimemi e profilo Krieger. Qua è scritto Krieger, in realtà dovrebbe, io penso che sia Krieger, ma comunque non cambia nulla. Quello che a noi interessa è sapere che esiste una relazione analitica che voi non dovete assolutamente ricordare. Le due relazioni sono molto simili e si differiscono per i coefficienti, come vedete sono molto simili tra di loro, sono stati ricavati da esperienze di laboratorio, e voi quello che dovete sapere è che per opere importanti, ma tipicamente questi profili vengono fatti sulle dighe, per darvi un'idea, sulle traverse è molto difficile che venga previsto un profilo Krieger sulle traverse fluviali, però per molto importanti lo sfioratore è spesso dimensionato, lo sfioratore di troppo pieno è spesso dimensionato o creando un netto distacco della vena. Mi pare che combrate andrete a ridracoli, e a ridracoli probabilmente non vedrete sfiorare, perché adesso immagino che non sia in periodo di sfioro, però vedrete lo sfioratore di superficie. Lo sfioratore di superficie è stato pensato in modo da creare un netto distacco della vena, in modo quindi che non sia possibile per la vena creare il vuoto tra la vena stessa e la diga. Oppure gli sfioratori di valle possono essere sagomati in modo da accompagnare la vena, e in tal caso si utilizzano queste relazioni analitiche. Bene, allora questo è quanto. Ecco, poi per i bacini di dissipazione vedremo qualcosa in più quando parleremo delle briglie. Ecco, l'ultima cosa che invece volevo trattarvi è la verifica a sifonamento. Ora, la verifica a sifonamento serve appunto a verificare che non vi siano condizioni favorevoli all'infiltrazione di acqua al di sotto del corpo della traversa e successivo riemergimento dell'acqua a valle. Ecco, chiaramente questo fenomeno si verifica sui suoli permeabili. Se la traversa viene impostata su argilla o su suoli a matrice, diciamo, costituiti essenzialmente da roccia, il problema è molto meno manifesto. Sui suoli permeabili, all'aumentare della permeabilità del terreno di base, chiaramente il problema diventa più rilevante. E la soluzione per mettere l'opera in sicurezza è quella di diminuire la permeabilità dei suoli. E quindi che cosa viene fatto tipicamente? Si crea un cosiddetto taglione, se vedete questa figura, vedete che a monte il corpo della traversa, la fondazione è prolungata in profondità in modo da aumentare la lunghezza del percorso di infiltrazione. E oltretutto questo taglione costituisce anche un ancoraggio ulteriore che mitiga il problema eventuale dello scivolamento della traversa. Quindi di fatto ha una doppia funzione, così come la stessa funzione doppia ce l'ha il piccolo dentino che vedete a valle.
chiaramente la protezione contro il sifonamento aumenta l'aumentare della profondità di questi taglioni. E questa figura evidenzia i percorsi di infiltrazione orizzontali e verticali, che sono calcolati in modo semplificato. Chiaramente tenete presente che l'acqua, nel momento in cui si infiltra verso nel sottosuolo, tende poi a risalire, quindi qui l'ipotesi che viene fatta è che l'acqua si infiltri, passi sotto al taglione di monte, poi risalga fino alla fondazione della traversa. Vedete che la lunghezza verticale indicata con LV2 indica una risalita, poi viaggi sotto al corpo della traversa e di nuovo scenda per bypassare il taglione di valle. Quindi questi percorsi verticale ed orizzontali sono qui evidenziati, e sono evidenziati anche perché la lunghezza di questi percorsi è una variabile di una formula di verifica empirica utilizzata tipicamente in fase di progetto preliminare, che è la formula di Bligh-Lane. Allora, andiamo a vedere questa formula. La formula di Bligh-Lane indica con H l'altezza d'acqua a monte della traversa rispetto al fondo dell'alveo. Questa altezza H è divisa per un denominatore che è costituito dalla somma delle lunghezze verticali più un terzo delle lunghezze di infiltrazione orizzontali. Ecco, facendo così vedete che questo rapporto, all'aumentare della lunghezza del percorso di infiltrazione, cala. Bene, noi dobbiamo verificare che il risultato sia minore di un coefficiente di sicurezza tabulato F, che deve quindi essere maggiore del rapporto dato dalla regola di Bligh-Lane. E questo coefficiente tabulato lo trovate su tabelle apposite, cercate anche su Google, le trovate, e in funzione del tipo di terreno vi dà il coefficiente. Ecco, questo coefficiente chiaramente decresce al crescere della permeabilità del terreno. Questa verifica che fate con la regola di Bligh-Lane è una verifica di prima approssimazione, empirica, e se invece dovete fare una verifica più rigorosa, dovete tracciare il reticolo di filtrazione, che mi pare che voi studiate in altri corsi che hanno a che fare con la geotecnica e sul quale quindi io non mi addentro, sul cui argomento io non mi addentro. OK. E adesso siamo pronti per iniziare un argomento molto appassionante, che è il dimensionamento della griglia di fondo. Ops, scusatemi. Un attimo solo, che torno, eccolo qui. Allora, che cos'è una griglia di fondo? Beh, allora andiamo a prendere la figura che già vi ho fatto vedere della traversa del Travignolo, ed eccola qui la griglia di fondo. Eccola qua. Quindi il prelievo, anziché essere fatto con una soglia, è fatto con una griglia di fondo che, vedete, è posizionata a un livello un po' inferiore rispetto alla soglia principale della traversa. Qui non è chiaro se ci sia anche un callone che permette lo scarico del deflusso minimo vitale. Direi di sì, però non mi ricordo se è uno scarico di fondo piuttosto che, vediamo qui se c'è un'altra foto, piuttosto che uno scarico dalla vasca di carico. Sicuramente questa è una traversa che non ha scala di risalita, quindi non mi è chiaro. La prossima volta che ci torno, visto che ogni tanto ci passo in mountain bike di lì, la prossima volta che ci torno verificherò anche questo. Allora, la griglia di fondo è
molto utilizzata nelle opere di minore importanza perché rappresenta una soluzione per il prelievo estremamente semplice e di facile gestione. Apre però un interrogativo tecnico abbastanza rilevante, ovvero quanto deve essere larga questa griglia per prelevare e quanto deve essere lunga per prelevare la portata di progetto? È un interrogativo che può essere risolto con una dimostrazione di meccanica dei fluidi classica, che tuttavia non si trova facilmente sui libri di testo e che per questo motivo io vi propongo, perché ritengo che sia una referenza che non è facile rintracciare. Ve la propongo anche perché ritengo che sia una dimostrazione molto interessante che vi stimola anche a riflettere su come si muove l'acqua, su come noi la descriviamo, come descriviamo questo movimento. E quindi questo è il motivo per cui ve la propongo, e ve la propongo in modo rigoroso, cercando di svilupparla assieme a voi, possibilmente la lavagna, anche se qui non ho condizioni che sono molto favorevoli, però vedremo di arrangiarci in qualche modo. Non ho condizioni che sono molto favorevoli perché avrei bisogno di forse tirare sullo schermo, inquadrare tutta la lavagna, e inquadrare tutta la lavagna poi temo che il remoto non si veda benissimo. Allora, intanto prima di procedere vi invito ad osservare questa griglia di fondo che, come vedete, ha le barre che sono disposte in senso longitudinale, su questo rifletteremo. E vi invito a riflettere su un aspetto comunque, cioè il fatto che siano rivolte in senso longitudinale rispetto a quello trasversale, vi invito a riflettere sull'effetto che questo ha in termini di prelievo, cioè il prelievo. Si preleva più acqua se le barre sono disposte in senso longitudinale o in senso trasversale? Questa è una risposta che non voglio da voi adesso, anche se penso che sia facile intuire la risposta, però non la voglio da voi adesso perché poi noi daremo la risposta anche analiticamente, e quindi è interessante, credo, per ciascuno di voi verificare se poi ciò che vi suggerisce l'intuizione corrisponde a ciò che la teoria ci confermerà. E ripeto, la domanda è, io qua le barre avrei potuto anche mettere in senso trasversale, allora che differenza fa dal punto di vista del flusso dell'acqua e in particolare sul prelievo? Si preleva più acqua a parità di tutto il resto, no? A parità del rapporto vuoti-pieni della griglia e a parità dell'acqua in arrivo da monte, di tutto il resto, uno è a parità di estensione longitudinale della griglia e di larghezza, ovviamente, e si preleva più acqua se le barre sono disposte in senso longitudinale o trasversale. Tenete presente che quando io dico si preleva più acqua, non sto implicando un effetto positivo, può anche essere negativo, perché se voi lo chiedete al pescatore, il pescatore è più contento se di acqua ne prendete meno, no? Allora, niente, lasciamo in sospeso questa domanda, non voglio una risposta adesso, però limitiamoci ad osservare appunto questo aspetto e cercate anche di memorizzare come è fatta una griglia, quindi ha delle barre, ha dei vuoti e è caratterizzata certamente da una dimensione sia trasversale che longitudinale ed è caratterizzata anche da un rapporto vuoto su pieno, no? E noi calcoleremo adesso la portata scaricata per unità di larghezza trasversale, quindi faremo riferimento a un metro di larghezza trasversale della griglia e calcoleremo la portata scaricata. Vi invito a riflettere su un fatto però, che la portata intercettata dalla griglia sicuramente dipende dall'altezza d'acqua che ci sta sopra, cioè se c'è più carico di acqua sulla griglia, la griglia prende più acqua. Se invece sulla griglia passa appena un centimetro d'acqua, il carico è energia, no? Noi utilizziamo carico come sinonimo di energia, è inferiore e quindi la griglia intercetta meno. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi per calcolare quant'acqua viene intercettata dalla griglia dobbiamo calcolare, gioco forza, l'altezza d'acqua sulla griglia, sulla griglia. Dobbiamo calcolare l'altezza dell'acqua, quindi dobbiamo tracciare il profilo del pelo libero. In questo caso voi osservate che il profilo del pelo libero va a morire sulla griglia, cioè l'acqua non arriva al termine della griglia, ma in taluni casi potrebbe invece arrivarci.
perché chiaramente se la portata in arrivo da monte aumenta, la griglia non riesce a intercettarla tutta e quindi il profilo del pelo libero potrebbe arrivare al termine della griglia. A parte che in questo caso non mi è chiarissimo, penso che non ci arrivi, ma la foto non è chiarissima, si vede che è bagnato il termine della griglia, no? La soglia valle è bagnata, quindi questo vi evidenzia anche un aspetto positivo che la griglia può avere, no? Cioè che non riesce a prelevare tutta l'acqua. Quando l'acqua eccede, quando la portata in arrivo eccede un certo valore, la griglia non riesce a prelevare tutto. Bene, allora noi dobbiamo descrivere il profilo del pelo libero e descrivere il profilo del pelo libero significa per noi applicare le equazioni del Sevenant. Abbiamo detto che per fare una descrizione, per descrivere il moto di una corrente, noi abbiamo richiamato queste due equazioni che mi consentono di descrivere il profilo. Però queste equazioni sono valide sotto determinate assunzioni. Allora cerchiamo di chiarire quali sono le assunzioni che dobbiamo fare in questo caso. E tenete presente che non necessariamente noi dobbiamo utilizzare l'equazione di Desenvenante, dobbiamo utilizzare sicuramente un approccio che si basa sulla conservazione della massa e dell'energia. Poi, se le assunzioni dell'equazione di Desenvenante sono soddisfatte, le utilizziamo. Se non sono soddisfatte, dovremo trovare qualche altra soluzione. Allora, vediamo di chiarire quali sono le assunzioni che facciamo. In primo luogo, noi facciamo l'assunzione di corrente gradualmente variata. Quindi, primo, corrente gradualmente variata. Può mettere l'evidenza? Scusatemi, ha ragione. Allora, un attimo solo. Faccio un minimo di pulizia. Portate pazienza, eh. Arrivo, un attimo. Ottimo. Quando faccio lezione in generale mi stanco, ma questo è normale, però dovendo fare lezione anche con lo streaming la stanchezza aumenta molto di più. Allora, dopo un po' perdo un attimo la bussola, quindi aiutatemi a tenerla, perché devo sempre avere una parte del cervello concentrata su chi segue il remoto e l'altra sull'aula, quindi è veramente un po' più complesso. Allora, ok, adesso ci siamo. Allora, vi dicevo, dovremmo esserci. Corrente gradualmente variata, perfetto, sappiamo che cosa vuol dire, un minimo di spunto di riflessione, è soddisfatta questa assunzione? Che cosa significa corrente gradualmente variata? Significa traiettorie sensibilmente rettilinee parallele e nel momento in cui la corrente passa sulla griglia, diciamo che l'assunzione non è esattamente realistica, perché c'è una parte della vena che precipita e una parte che prosegue, quindi diciamo che delle curvature ci sono, perché l'acqua che viene intercettata curva, però diciamo che la possiamo prendere questa assunzione immaginandoci che è tanto più verificata quanto più la griglia fa un prelievo parzializzato. Cioè, se la griglia preleva tutto, quella è acqua che c'è poco da fare, fa una curva di 90 gradi, arriva pressoché orizzontale, pseudo-orizzontale, e entra nella griglia con un andamento che si avvicina alla verticale. Quindi se la griglia intercetta tutto, non è un'assunzione soddisfatta. Se la griglia invece intercetta una parte non estesa
della portata in arrivo da monte, allora è un po' più soddisfatta. C'è un'altra cosa da dire, che la barra trasversale rende questa assunzione un pochino più realistica, perché capite che la vena, per entrare in una griglia con barre trasversali, fa più fatica. Quindi la sostanzialmente la vena si trova continuamente in una situazione vuoto pieno, vuoto pieno, vuoto pieno. Invece, se le barre sono longitudinali, quella parte di vena che è sul vuoto è sempre sul vuoto. E quindi diciamo che l'assunzione è meno realistica. La mia intuizione mi suggerisce questo, che l'assunzione è più realistica se le barre sono trasversali. Ok. E questa comunque è un'assunzione che facciamo bene. Facciamo una seconda assunzione, quella di sezioni verticali. Ottimo. Facciamo questa assunzione di sezioni verticali, che tutto sommato è abbastanza realistica, perché la griglia non è molto inclinata, può essere inclinata, tipicamente è inclinata verso valle, ma è poco inclinata, quindi è un'assunzione che può andare. E facciamo una terza assunzione che ci mette in una condizione molto più semplificata rispetto all'equazione di Saint-Venant, e la terza assunzione è energia costante sulla griglia. Sulla griglia, scusate, portate pazienza. Energia costante sulla griglia, perfetto. Allora, questa assunzione è realistica, ma allora le griglie normalmente sono corte. Cioè, quando è che l'assunzione di energia costante è utile? Allora, intanto è utile per tratti corti, perché energia costante significa assenza di perdite. Assenza di perdite energetiche significa che il tratto è corto, perché qua sono fluidi reali, e fluidi reali sui tratti lunghi perdono energia, c'è poco da fare, quando si muovono perdono energia. E su tratti corti, è una assunzione che può essere accettata. Inoltre, energia costante, stiamo parlando di energia specifica, quindi energia specifica, cioè riferita al fondo, energia costante può essere un'assunzione verificata se la griglia è inclinata verso valle. Se la griglia è inclinata verso valle, la corrente, con il calo della quota, compensa l'energia che perde. Se la griglia fosse inclinata verso monte, chiaramente invece questo non è molto realistico, questa assunzione diventerebbe poco realistica. E quindi facciamo questa assunzione di energia costante sulla griglia. Perché la facciamo? La facciamo perché ci consente di semplificare notevolmente il problema. Cioè, noi sostanzialmente l'equazione di bilancio energetico si semplifica, diventa proprio una equazione che rispetto all'equazione energetica della coppia di equazioni di Saint-Venant è più semplice. Non dobbiamo metterci la cadente, non dobbiamo calcolare la cadente, e quindi questo ci consente l'equazione energetica di semplificarla notevolmente. Molto bene. Allora, adesso queste tre assunzioni le devo cancellare, perché devo scrivere su quella parte di lavagna. E la prima cosa che noi faremo è proprio quella di scrivere l'equazione dell'energia e imporre la derivata lungo la longitudinale pari a zero. E questo va a sostituire la nostra equazione energetica di De Saint-Venant. Ok, allora scriviamo intanto l'espressione dell'energia per considerando una unità di larghezza trasversale della griglia. E quindi scriviamo che E è uguale a H più V quadro su 2G uguale a H più
Allora, mettiamo la portata per unità di larghezza del corso d'acqua, quindi facciamo un'assunzione di sezione rettangolare che su un'opera di presa è del tutto soddisfatta. Su un'opera di presa, la traversa, possiamo tranquillamente assumere sezione rettangolare, se non lo è ci va molto vicino. Questa del Travignol, di cui faccio rivedere la foto, è esattamente una sezione rettangolare. Quindi mettiamo la portata per unità di larghezza diviso 2G, poi qui adesso bisognerebbe metterci l'area della sezione trasversale per unità di larghezza. E quindi mettiamo H quadro. Cioè altezza dell'acqua sulla griglia moltiplicata per la larghezza che è 1 e quindi diventa H quadro. Bene. Ecco, tenete presente che l'energia è costante, abbiamo detto. È costante, attenzione, lungo la longitudinale. Quindi noi indichiamo la coordinata longitudinale con x. Quindi x coordinata longitudinale. X è la coordinata longitudinale e l'energia è costante lungo x. H non è costante, attenzione. H è l'altezza d'acqua sulla griglia e cambia andando verso valle, cioè lungo x, lungo la griglia cambia, se non altro perché parte dell'acqua viene intercettata. Quindi io mi aspetto che cali. Io qui non ho messo in evidenza H di x. Perché? Per semplicità non l'ho messo in evidenza. Però tenete presente che l'energia è costante, ma H cambia e quindi cambierà anche la velocità. Bene, da questa formula, aspettate solo che controllo se i simboli sono gli stessi, perché io tipicamente mi faccio le dimostrazioni a memoria e poi i simboli saltano fuori diversi. Direi che ci sono. E uguale H, sì, l'ho scritto E minuscolo, no, non... il E dopo diventa maiuscolo, quindi E uguale H più V quadro su 2G, E uguale H più Q quadro su 2G H quadro. Perfetto, vanno bene. Allora, aspettate un secondo che voglio, perfetto. Allora, intanto da questa equazione, perché mi verrà utile dopo, ricaviamo Q, ok? Quindi noi possiamo ricavare Q è uguale a, dunque abbiamo E meno H, al numeratore, dunque, anzi è così, è 2, allora è uguale, vediamo un po' se riesco a scrivere tutto senza fare degli errori, 2G e meno H. Allora, dovremmo essere, mentre voi guardate, la guardo anch'io, e dunque Q è uguale a E meno H che moltiplica 2G H quadro. Quindi dovrebbe essere proprio così, H quadro lo posso portare fuori dalla radice, sì, ci siamo. Ottimo, allora questa la teniamo da parte, quindi dopo io la cancellerò, gioco forza, ma voi tenetela da parte. E la cancellerò, adesso realizzo anche che io non riesco a terminare in 10 minuti questa dimostrazione, la terminerò domani mattina nel giro di un quarto d'ora circa, un quarto d'ora 20 minuti all'inizio della lezione. Voi chiaramente quando dico tenete da parte queste formule le tenete sul vostro quaderno d'appunti o dove meglio credete, trovate tutto comunque sui miei appunti sul web. Perfetto, adesso imponiamo de su de acqua uguale a zero. No, scusatemi, D su DX uguale a 0. D su DX uguale a 0. Ok, allora cancello questa formula che vi ho detto di mettere da parte e scriviamo D su DX. D su DX è uguale a DH su DX. E questo è facile. E poi bisogna fare la derivata rispetto ad x di q quadro diviso 2g h quadro con q che dipende da x e
H che dipende da X. Perché Q dipende da X? Perché man mano che la portata viene intercettata dalla griglia, la Q piccola cala. Cioè la Q piccola è la portata nell'alveo, all'ingresso nella griglia, per unità di larghezza. Quindi noi abbiamo una portata in ingresso da monte che conosciamo, però questa portata, man mano che la vena viaggia sulla griglia, cala. Quindi Q dipende da X, così come H, l'abbiamo già detto, dipende da X. Allora questa è la derivata di un prodotto. Allora manteniamo per prima cosa Q costante e quindi scriviamo più Q diviso 2C, Q quadro diviso 2C, per la derivata di H alla meno 2, che diventa meno 2 H alla meno 3, più. Adesso manteniamo H costante e quindi abbiamo più 1 su 2G H quadro, la derivata di Q quadro fatta rispetto ad X, che è uguale a 2Q che moltiplica dQ su dx. Attenzione, oltre a controllare quello che sto facendo, che adesso io poi qui lo finisco questa e poi mi fermo, attenzione, non ho detto una cosa, e forse non sono sicuro di averla scritta questa considerazione negli appunti. Devo ricordarmi di verificare, eventualmente aggiungerla. Non vi ho detto una cosa. Facciamo anche un'ipotesi di moto permanente, cioè l'unica variabile indipendente è x. E per questo io ho scritto le derivate totali. Ok, ora permettetemi soltanto di fare le dovute semplificazioni, quindi d su dx è uguale a 0, uguale a bh su dx, poi andiamo prima col segno positivo, qua c'è dei due che si semplificano, e quindi abbiamo Q su GH quadro di Q su DX più Q su, aspettate un secondo, sì, su GH quadro di Q su DX meno, anche qui abbiamo un 2 che va via con 2, e abbiamo Q quadro su G diviso H al cubo. Quadro G H al cubo. Bene. Vi rubo un minuto per aggiungere un'ultima equazione. Perché aggiungo un'altra equazione? Ma perché qui ho diverse incognite, devo un attimo ridurre il numero delle incognite qua, no? Perché qui ho un'equazione unica, e quale incognite sono al variare di x, h e q. Ora, quindi devo ridurre il numero delle incognite. Attenzione, c'è anche un'ulteriore incognita che è dQ su dx. Ok, allora intanto mi ricordo di una cosa, che prima io ho scritto una formula che vi ho chiesto di mettere via, che esprimeva Q quadro e quindi Q. Quindi di fatto qui abbiamo un'equazione che possiamo andare a sostituire. Il problema però è che se io vado soltanto a fare quella sostituzione, non riesco a eliminare l'incognita dQ su dx. Quindi ho bisogno anche di un'espressione per il dQ su dx. Ora, il dQ su dx però lo posso stimare facilmente con una legge di deflusso.
Quindi io posso scrivere che Q sulle X, lo vado a scrivere in alto. Cioè, che cosa intendo per legge di deflusso? Ma dalla meccanica dei fluidi noi ereditiamo una serie di relazioni che ci consentono di stimare quanta acqua fuoriesce da un buco in un recipiente, o comunque diciamo quanta acqua fuoriesce da una luce che è posta su una struttura idonea a contenere un fluido. No, questa può essere una traversa, può essere un secchio. Noi facciamo un foro e abbiamo delle leggi che si chiamano leggi di efflusso che mi permettono di calcolare l'acqua che fuoriesce da un foro. Qui in effetti abbiamo una situazione che è molto simile a quella di un secchio su cui facciamo un foro nel fondo. Una vena che passa su una griglia è una situazione del tutto simile. E noi ci ricordiamo che in questa situazione di secchio con foro sul fondo c'è una legge, che è la legge di Torricelli, che ci permette di calcolare la velocità della vena che esce. Ecco, la legge di Torricelli ci dà la velocità della vena, se la moltiplico per l'area del foro trovo la portata che esce. E quindi, siccome io voglio calcolare un dQ su dx, che cosa mi rappresenta questo dQ su dx riferito alla vena che scorre nell'alveo? È sostanzialmente nell'intervallo dx quanto cala la portata della vena nel fiume, perché al passaggio sulla griglia la portata cala, quindi qua ci devo mettere un meno intanto, no? Bene, ecco, questo calo nella distanza dx lo calcolo proprio con una legge di efflusso e questa legge di efflusso prevede intanto un coefficiente, scusatemi, di efflusso mi. Poi aggiungo un coefficiente phi. Che cos'è questo coefficiente? Il rapporto vuoti, vuoti più pieni della griglia, perché mi consente di calcolare nella distanza dx per unità di larghezza della griglia quanto vuoto c'è, perché l'acqua passa attraverso la griglia solo attraverso i vuoti. Quindi l'area del foro deve tenere conto di questo rapporto vuoto, vuoto più pieno. Bene, quindi meno mi fi, poi adesso bisogna metterci l'area del foro. L'area del foro quant'è? È un metro di larghezza per dx, no? Quindi l'area della griglia è un metro di larghezza per dx. Nella lunghezza dx l'area della griglia è, ripeto, un metro di larghezza per la lunghezza dx. Poi ci pensa il coefficiente vuoti diviso vuoti più pieni a calcolare quant'è l'area del vuoto rispetto all'area della griglia. Perfetto. Allora il metro di larghezza io è 1, non ce lo metto. Il dx in realtà l'ho già portato al denominatore qui, quindi non ce lo metto, perché la legge di flusso mi dà la portata che esce, ovvero mi dà il dq. Il dq su dx l'ho ottenuto portando già, dividendo membro, primo membro e secondo membro per il dx, quindi ce l'ho già qui. Va bene, allora a questo punto qua mi rimane soltanto da mettere la velocità che la calcolo con la legge di Torricelli, che è 2gh. Controllo solo che i simboli siano al loro posto e poi direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Sì, è a posto. Allora, che cosa faremo domattina? Molto semplicemente andremo a sostituire in questa ultima relazione qui il valore di Q calcolato con la formula che avevamo chiesto di mettere via e andremo a sostituire questo valore di dQ su dx, che anche questo la dovete mettere via. Ecco, facendo queste due sostituzioni otteniamo un'equazione in cui l'unica incognita è dH su dx e quindi otteniamo un'equazione differenziale che descrive il pelo libero sulla griglia. Ecco, questa è
questa dimostrazione. Dopodiché, una volta che io conosco H, conosco il pelo libero, mi potrò calcolare la portata intercettata con questa formula. Dq su dx uguale meno mi fi radice di 2gh per ogni dx. Ecco, la sostituzione è un po' laboriosa, ma un po' laboriosa perché in questa equazione, che già di per sé è un po' articolata, ci si vanno a sostituire altre due equazioni un po' articolate, diventa un po' laboriosa. Però in realtà, da un punto di vista concettuale, direi che è abbastanza semplice anche da ricordare. Abbiamo ottenuto il risultato che la nostra equazione che impone la conservazione dell'energia presenta un'unica incognita, che è dh su dx. Ecco, l'unica incognita è in forma differenziale, quindi noi otterremo alla fine un'equazione differenziale che dovremo integrare, ma la parola integrale non ci spaventa, anche perché volendo possiamo fare un'integrazione numerica. Ottimo, domande? Sì, prego. Allora, mi è un coefficiente di efflusso, quindi praticamente di che cosa tiene conto? Tipicamente molto prossimo a 1. Tiene conto del fatto che una vena che passa attraverso un foro si contrae. Quindi tipicamente 0,98, 0,96. Ok? Allora vi saluto, saluto tutti, anche chi è in remoto, e ci vediamo domattina. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.